Insomma, mi ritrovo da sola in questo tavolo, l'inquadratura non lo so se si vede, ma forse la vedrete tra poco, perché Marco vi farà vedere una cosa, insomma, importante da ricordare, perché adesso parliamo di prodotti alimentari e di una lista molto particolare che in qualche modo ci come dire, racconta di quei cibi che sono un po' più, diciamo così, pericolosi, cioè quei cibi contaminati che minacciano la nostra salute sulla base degli ultimi rapporti elaborati dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute. Allora, con noi e con Marco, che sta lì e che mi ha abbandonata, ma solo per pochissimo, Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. Posso fare la prima domanda a questo punto? Sto qua. Quali sono questi prodotti, insomma, che si possono essere un po' più pericolosi per la nostra salute? Sì, sono prodotti che sono stati composti in questo elenco di 10, una top 10, possiamo così chiamarla, sulla base dei dati dell'EFSA e del Ministero della Salute, cioè sono prodotti che sono stati intercettati in Italia e nell'Unione Europea e che sono fuori legge per quello che riguarda i residui di antiparassitari. C'è però una differenza, no? C'è una vera e propria blacklist. Sì. E c'è una lista invece di prodotti, come dire, irregolari, mettiamola così. Sì. Una blacklist di cose che assolutamente non bisogna mangiare. Sì. È una lista... Diciamo che questa è una lista di prodotti che con elevata frequenza fanno riscontrare dei residui di antiparassitari vietati in Italia e in Europa, e questa è la cosa che secondo noi è più importante, cioè il fatto che vengono imposte delle norme in Italia e nell'Unione Europea giustamente per evitare certi antiparassitari che sono pericolosi, e poi però importiamo prodotti che sono stati utilizzati... Brasile, India, Cina, Turchia, Pakistan, per esempio, insomma, il riso col Pakistan. State molto attenti. Possiamo vederlo l'elenco in grafica di questi prodotti, così la casa lo capiamo, sì, anche meglio. Al primo posto ci sono questi peperoncini che appunto riscontrano circa il 20% di casi sui campioni che sono stati riscontrati di non conformità. Anche le bacche di goji, perché anche le bacche di goji che sono al secondo posto, no? Sono salutari quando sono coltivate secondo i corretti canoni della sicurezza alimentare. Abbiamo ovviamente solo pochi secondi, le voglio però fare una domanda specifica. Sì. In questi prodotti c'è glifosato? In questi prodotti non c'è glifosato, ci sono altri principi attivi che sono molto più pericolosi del glifosato. Perché sul quale glifosato, certo, sappiamo c'è tutta una diatriba, una discussione, una proroga europea. Anche un problema con il Canada e con i rapporti con altri paesi. Bene, grazie.